goderci un attimo di riposo e di respiro e ci si rituffa subito nel campionato, con il primo infrasettimanale della stagione, con molti scontri diretti, in testa a fondo classifica, assolutamente da non perdere. L'anticipo del mercoledì sera vedrà in scena al Pala Igor il derby del Ticino, con le campionesse d'Europa di Ligor Gorgonzola Novara, seconda in classifica con 9 punti dopo la vittoria netta a Jesi, vedersela contro le biancorosse della Unity Work Booster Sizio, a 7 lunghezze che arrivano dalla vittoria interna per 3-1 contro Brescia. Difficile risultato da pronosticare e partita da non perdere, in diretta su Rai Sport. Capolista in Mocovoli Conegliano, con 4 vittorie di fila per 3-0, dopo aver superato il Palaverde, la più comica dal maggiore, andrà a far visita alla neopromossa Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, che ha lottato per lunghi tratti alla pari con Chieri domenica scorsa, salvo poi uscire dal campo ancora senza punti. Altra partita di cartello sarà quella tra la Saugella Monza, reduce dalla sconfitta di Cuneo ma vittoriosa contro Bergamo, la prima partita interna della stagione, vedersela con la Savino del Bene Scandicci, ancora chiamata un'altra impegnativa trasferta, dopo le maratone contro Casal Maggiore e Bergamo. Proprio le ragazze di Marcello Abbondanza, dopo aver raccolto un punto contro le Toscane, faranno visita alla più comica Casal Maggiore, che davanti al proprio pubblico del Palaradio di Cremona vorrà cancellare subito la prova in colore di domenica contro le campionesse d'Italia. Dopo il derby lombardo perso con Booster Sizio, tornerà al Pala Giorgio di Montichiari la banca Valsabina Millennium Brescia, che cercherà di rifarsi subito contro la Bosca San Bernardo Cuneo, che vuole continuare la striscia positiva dopo le importanti vittorie contro Scandicci e Monza. Altro impegno casalingo al Pala Fenera di Chieri per la Reale Mutua di Giulio Bregoli, che dopo aver trovato 3 importanti punti contro Caserta, cercherà il bis ospitando le Toscane del Bisonti Firenze, con le giovani ragazze di Caprara, al secondo posto in classifica, che cercano continuità per continuare a sognare in grande. Saranno 3 punti in palio pesantissimi nella sfida del Pala Barton di Perugia, tra Bartoccini Forti Infissi, reduce dal 3-0 subito a Firenze, e la Lardini Filottrano, anch'essa reduce della sconfitta per 3-0 contro Novara, che faranno entrambe di tutto per togliere finalmente lo 0 nella classifica punti. Il match tra la Igor Gorgonzola Novara e la Unit Ework Booster Sizio sarà trasmesso su Rai Sport più HD, canale 57-58 del Digitale Terrestre, mercoledì sera a partire dalle ore 20.30, mentre tutte le altre partite saranno trasmesse giovedì sera, in diretta streaming in alta definizione, su www.pmgsport.it, sulla repubblica.it e su LWF TV, la web TV ufficiale di Lega Pallavolo Serie A Femminile. Registrati sul sito www.lwftv.com e goditi tutte le partite di giovedì sera, in chiaro, in tutta Italia.